Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Questa volta purtroppo non si parla né di un cortometraggio né di qualcosa di divertente, ma bensì di qualcosa di molto serio. E appunto è l'atteggiamento che vorrei usare in questo video, lo è altrettanto, cioè molto serio. Allora, come ben sapete voi in questi giorni sta succedendo in Sardegna veramente un macello, cioè, ovvero c'è l'alluvione. Chi si è informato tramite i TG, che chi su internet, comunque più o meno tutti in generale lo sanno. Ecco, ho deciso di parlare di questo argomento perché appunto non ce l'ho fatta, cioè io in questo canale non volevo fare video critica verso qualcuno, qualcosa. Però ragazzi, questo mi viene veramente da dentro e mi ha fatto veramente riflettere sull'intelligenza italiana. Allora, cos'è successo? Appunto c'è stata questa alluvione, ma non è proprio di questo di cui vorrei parlarvi. Vorrei parlarvi più che altro del black humor che c'è stato dietro a questa alluvione che è stata drammatica, ragazzi. Cioè, io che nella mia zona, ovvero nel Piemonte, circa 20 anni fa, anche se non ero ancora nato, c'è stato, ci sono stati parecchi morti. E comunque questa cosa è ancora perché appunto si ha ancora la paura che questo evento terribile si ripeta. Io mi ricordo, cioè mi ricordo, mi hanno raccontato che mia madre era incinta quando appunto 20 anni fa è successo questo casino. Me l'hanno descritto e soltanto dalle descrizioni mi hanno fatto capire che è stato un evento terrificante e infatti ci sono stati molti morti. E quindi viverla non oso immaginare la paura di aver vissuto in questo particolare evento. Ragazzi, però c'è una cosa veramente che bisogna riflettere. Allora, ma te che hai scritto commenti del genere, come adesso vi mando un'immagine in sovrascrizione, ma te, come cazzo ti sei permesso di scrivere una cosa simile? Ma io capisco, c'è un limite a tutto, anche al black humor. Ragazzi, ma che cazzo fate? Ma ti rendi conto? Ma cosa cazzo vai a scrivere? Ma cosa vai a scrivere sti commenti? Ma te sei veramente di fuori. Ma se io fossi tuo padre, ma non ti avrei tirato uno schiaffo. Ti avrei tirato uno schiaffo che ti avrei fatto ribaltare. Perché se tu fossi stato lì, sono sicuro che non avresti scritto quelle cose. Avresti potuto anche perdere un tuo parente, un tuo familiare, tuo padre, tua madre, tua sorella, gente che l'ha persa sul serio. Gente che ha perso tutta la famiglia, che poi ha tentato il suicidio. Che si è sentito al telegiornale questa notizia. Di gente che ha perso la suocera, gente che è rimasta intrappolata, gente che è morta annegata, signori. E appunto è quello che succede nelle alluvioni. E veramente leggere commenti del tipo: il bambino trovato attaccato ad un albero, morto, deve essere stata veramente una cosa emozionante. Peccato non esserci stato. Ragazzi, ma veramente, ma trovarsi davanti un commento del genere, veramente bisogna chiedersi: ma te ce l'hai un cazzo di cuore? Te ce l'hai un cazzo di cuore? Allora, so che io queste persone non le conosco fisicamente, però, ragazzi, stiamo parlando di un bambino morto trovato attaccato ad un albero. E adesso c'è questo attimo di silenzio per farvi elaborare il tutto. Cioè, cazzo, è veramente grave. Sto dicendo troppi cazzo, ma sono veramente innervosito da questa cosa. Perché non si può, ma dobbiamo sempre farci riconoscere che siamo italiani. Ma io non lo so. Allora, cioè, che poi vabbè, italiani che sfottono altri italiani per essere morti. Oppure tipo il commento in alto a sinistra che avete visto prima: Sardegna glu 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 glu. Ma cazzo, ma ragazzi, io sono contrario all'umor nero, ma cioè anche per un fatto umano. Ragazzi, io ho un po' di compassione per queste persone. Io non lo so, ma voi siete dei telegiornali di un uomo che si voleva suicidare perché ha perso la figlia, la moglie e i genitori e questo non aveva più niente da perdere, si voleva suicidare. Non gliel'hanno permesso, l'hanno tenuto sotto sorveglianza e tuttora credo che sia sotto stretta sorveglianza per non far sì che si suicidi. E ragazzi, davanti a notizie del genere, io veramente non dico che lo conosco e posso capirlo, perché appunto non mi sono mai trovato nella sua situazione. Però veramente bisognerebbe stare un attimo fermi, 5 secondi e dire:
ma forse queste cose è meglio che non le scrivo. Forse è meglio che non le scrivo, forse è meglio che faccio un po' mente locale, forse è meglio che cresco anche un po' dentro, perché ragazzi, per quanto mi stanno sul cazzo gli italiani, perché appunto da queste cose ci facciamo riconoscere che siamo italiani, proprio italiani doc siamo, ragazzi, a quanto pare l'unica differenza tra me e questi tizi che hanno scritto i commenti è che a me qua batte un cuore. Io non lo so, spero che queste persone, dopo aver scritto questi commenti, dopo aver visto questo video che è ispirato al video di Dario Moccia che ha fatto su Alluvione due punti, commenti idioti, e appunto mi ha fatto riflettere, ho deciso di fare questo video in modo che il messaggio venga capito dal maggior numero di persone, anche se io non sono così seguito come Dario Moccia. E infatti moltissimi avranno già visto il video di Dario Moccia, che comunque metto qui sotto nelle descrizioni, ma comunque non lo so, io mi sentivo qualcosa dentro che devo far uscire fuori. Adesso l'ho detto e mi sento decisamente più libero. L'ultima cosa che voglio dire e che voglio anche ripetere è che queste persone devono veramente farsi un esame di coscienza e dire: ma io che cazzo ho scritto? E andare a cancellare il commento. Perché la cosa che... Ah, un'altra cosa, una cosa che fa veramente paura, non è il commento in sé, ma il numero di mi piace sotto quel cazzo di commento. Ma per... Cioè, adesso ce l'ho qua sullo schermo, vedo 2, 3, 129... No, quello è visualizzato, scusate. Però mi piace di qui, mi piace di là. Ma vi rendete conto? Ma a che cazzo... A che livelli siamo arrivati? Ma che prendiamo in giro la gente che muore? Di bambini morti attaccati ad un albero? Ma stiamo scherzando? Ma veramente stiamo scherzando? E poi che prendono in giro i sardi con la cosa delle pecore? Ma adesso che cazzo c'entra? Ma ragazzi, ma veramente... Io spero che il messaggio sia arrivato perché è quello che volevo fare e in modo che questa cosa venga capita dal maggior numero di persone. E comunque vi invito a vedere il video di Dario Moccia perché appunto è molto simile al mio, anzi il mio è molto simile al suo e niente ragazzi, la prossima volta sarà un video allegro e però ci tenevo troppo a fare questo video. Ciao!